Inginocchiare innanzi a me. La storia è un'illusione di VB. Lo tenterò domani. Non credo però che accetti. A forza l'han fatto inginocchiare innanzi a me. E dianzi mi ha sputato sui piedi. Gli ho ingiunto ancora ad inginocchiarsi davanti a me, sotto pena di rinnovare la fustigazione di colei che egli credeva sua figlia. Comunque ancora vedrò. Come tu vuoi, disse Ser Ariberto, e prese a discutere col padre su altri argomenti. Nulla accadde nel resto di quella giornata che valga la pena di narrare. L'indomani, di buon mattino, per ordine del conte, Teresa fece indossare a Laura un vestito bellissimo. Ser Ruggero, allorché la giovane fu pronta, l'accompagnò al ponte levatoio. Ordinò che questo venisse calato, non era ancora giorno, e licenziò Laura dopo averle ripetuto: «Ricordati, bambina, che sei stata rapita dai ladroni ed io ti ho liberata da loro. Altrimenti tuo padre non vedrà più la luce del giorno». Le disse anche ciò che avrebbe dovuto narrare ai suoi. Laura assentì col capo e passò il ponte. Ruggero la guardò mentre si allontanava, mormorando fra sé: «Che singolare e stupenda giovane!» Poi rientrò nel castello. Appena non vide più il conte, Laura prese a correre giù per il colle, verso il villaggio, bagnandosi tutta con la rugiada delle erbe e dei cespugli. Arrivò presto alla sua casa, dove tutti erano ancora dolenti per la sua scomparsa e non sapevano chi incolpare del suo rapimento. Laura bussò alla porta, Lorenzo le venne ad aprire e appena la vide, i due fratelli si abbracciarono gridando. La madre li udì e corse ad abbracciare la figlia amata. La guardò silenziosa, per un poco, stringendola al seno stretta stretta, poi le disse: «Tesoro mio, quanto mi hai fatto soffrire!» Dietro quelle parole si celava il pianto. «Lauretta», disse quindi Lorenzo alla sorella, «chi ti diede codesto splendido vestito? Chi ti rapì? Come tornasti a casa?» «Su, di», fece la madre con uno sguardo ansioso, la fece sedere. La giovane indossava una candida veste trapunta d'oro. Una cintura di seta le stringeva la vita sottile. Così vestita era ancora più bella. Dopo aver annunciato che il padre sarebbe stato graziato, suscitando in tutti una gioia inattesa, Laura cominciò a raccontare la sua storia, sebbene le dispiacesse mentire ai suoi cari, sperando di salvare così la vita del padre. «Mi rapirono dei ladroni, dei brutti ceffi baffuti, che mi portarono nel loro covo, allorché il suo parlare fu interrotto dall'apparir sulla soglia di Tancredi e di Edoardo, due altri servi della gleba. È tornata la bimba, lo abbiamo saputo», dissero. «La vorremmo vedere», disse Maria. «Se lo desiderate, Laura verrà nella piazzetta a narrar la sua storia». «Bene», risposero i due servi della gleba e riferirono agli abitanti del borgo quelle parole. Commenti. Al tempo della storia narrata, l'autorità esercitava il potere esclusivo di cui l'umanità di allora aveva bisogno. Oggi il potere dell'autorità è molto meno brutale e, come allora, si va sempre e comunque verso il meglio. Chi soffre è il corpo della coscienza, che si lega completamente al corpo fisico verso i 20 anni.